Salve a tutti, siamo qui con Giuseppe Petralia, docente dell'Università di Pisa, che in occasione delle 20esime giornate Normanno-Sveve ci parlerà dell'economia e la società del mezzogiorno nelle giornate Normanno-Sveve, appunto un bilancio storiografico. E io volevo partire proprio da questo. Tracciarci un profilo di questa storiografia che appunto riguarda l'economia e la società del mezzogiorno. Sì, va bene. In questo mio contributo, in maniera piuttosto rapida, come è necessario fare in una mezz'oretta perché non andrò oltre, cercherò di rendere conto di come in questo centro di studi si è creato un luogo nel quale è stato possibile discutere tra storici di diversa origine, di diversa identità, dei temi fondamentali relativi alla storia economica e in senso lato sociale del mezzogiorno in età normanna-sveva. Insisterò soprattutto sul fatto che si sono fatti progressi notevoli, sostanziali e irrevocabili nel campo della storia degli insediamenti, della storia agraria, grazie a figure, a studiosi molto importanti. Faccio soltanto il nome magari di Pierre Tuber e Jean-Marie Martin, ma anche con la collaborazione di molti colleghi e studiosi che provenivano anche da università e sedi dell'Italia, diciamo centro settentrionale. Noterò una minore attenzione invece agli aspetti della storia dello scambio, della storia della circolazione mercantile e una trattazione che andrebbe ancora arricchita meglio per quel che riguarda la storia delle città, perché in genere in questi 40 anni è stato forse un po' ribadito in maniera schematica lo schema per cui da un lato c'è un'Italia urbana e commerciale, dall'altro c'è un'Italia rurale e feudale. Cerco di mostrare che questo tipo di parallelo forse non è più utile coltivarlo ancora fino in fondo, perché occorrerebbe sviluppare altre piste di ricerca, altri contenuti e temi. Bene, un'ultima domanda, possiamo ritenere, considerare magari superati quelli che sono i luoghi comuni che vengono associati a quest'età del Medioevo come quello dell'oscurità, in questo caso facciamo riferimento alla mobilità che interessa le strutture economiche e sociali. Sì, vabbè, certo, è chiaro che bisogna, questa visione del buio e di un Medioevo scuro e oscuro, beh, derivava semplicemente dal fatto che appunto in età umanistica hanno cercato di cancellare questo millennio per rifare direttamente all'età antica e all'età classica. Certamente era una società nella quale invece esistevano, per esempio, dei fenomeni appunto di mobilità anche spaziale molto importanti, con risvolti relativi anche a maggiori legami di quanto possiamo pensare tra le diverse regioni del Mediterraneo, le diverse regioni italiane e così via. Quindi sì, siamo noi storici che dobbiamo illuminarlo, poi il Medioevo non è di per sé di alcun colore particolare. Grazie, arrivederci.